Grande successo per la rassegna Rene in Villa, tenutasi presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, sotto la sapiente direzione artistica di Sergio Di Fiore, in collaborazione con la Di Fiores Cinema ed Events e l'associazione turistica Cilentomania. Grande consenso da parte del pubblico, grazie a un programma ricco e variegato che ha saputo soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Tra le date salienti spicca la serata con Sal Da Vinci, che ha incantato il pubblico con lo spettacolo Universal, accompagnato dal maestro Adriano Pennino. La performance, un viaggio musicale tra melodie emozionanti e testi profondi, ha confermato ancora una volta l'eccezionale talento dell'artista. Un'altra serata di grande rilievo da ricordare con Edoardo De Crescenzo, che ha portato in scena Essenze Jazz. Il concerto ha offerto un'esperienza intima e raffinata, esaltando l'arte dell'improvvisazione, la capacità e la maturità del cantautore di regalare momenti di pura emozione ai presenti. E lo spettacolo teatrale La Prova del 9, con protagonista Maurizio Casagrande, che ha chiuso il ciclo di eventi con un tocco di comicità e riflessione. L'attore, noto per la sua versatilità e la sua capacità di connettersi con il pubblico, ha saputo divertire e far riflettere, lasciando il segno nella mente degli spettatori. La rassegna Rene in Villa si conferma così un appuntamento culturale di grande importanza per il territorio, capace di portare sul palco artisti di alto livello e di offrire al pubblico serate indimenticabili. Ma che fa? Che musicista ti mette a cantare, allora si scema, allora chi ti schifo, non ti sputano fare. Poi lo spettacolo ha avuto successo per 8 anni, ho girato tutta Italia, è andato benissimo. Tutti quelli che dicevano ma che fa, che ti sputano fare, lo fanno pure loro.